Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Aspettate un minuto, devo pensare. Oggi vi volevo far vedere dei video in cui le persone fanno cose strane e poi neanche fanno quello che devono fare. Beh, vi dico che non ho nulla contro questa. Beh, diciamo ragazza. E niente. Beh, questo qui è il video. Salve a tutti, Salve a tutti. oggi voglio insegnarvi qualcosa che non tutti riescono a fare, è una cosa che Dillo, no? 3 ore. Oh mio Dio, dillo, dai. la maggior parte delle persone infatti preferiscono fare con la cannuccia, sì. No, io lo preferisco fare con la bocca, ma tu fallo con la cannuccia, con tutto quello che vuoi, dai. Bere, ovviamente. A bere, a birra, a droga, l'alcol, tutte queste cose, no? Siccome guarda che ho già che c'ho i binocoli. Non solo l'acqua, anche un pochino di droghette, dai. Internet in generale, vi sono tutorial anche su come fare la cacca, io oggi vi insegnerò a bere. E poi ti faccio il tutorial come non dire cose schifose, capito? Questa guancia già Topolino. Prendete una bottiglietta d'acqua, una qualsiasi grande e piccola. No, io non prendo una bottiglietta d'acqua, prendo un pezzo di carta igienica e bevo l'acqua, no? No? Frizzante naturale, come volete voi. Io in questo caso ho l'acqua vera, anche un pochino salata. All'acqua vera, siccome si fa l'acqua finta al giorno d'oggi, cioè mischiano la birra, la fanno un pochino imbianchire e diventa acqua finta, capito? Riuscire, chiamate un vostro parente, in caso questo parente vostro non dovesse riuscirci, chiamate. Ma certo che chiamava il parente se non sa bere l'acqua. Ma certo, ma come sei intelligente con questa faccia qua. Un vostro amico, una vostra amica, il vostro fidanzato, non so, chiamate chiunque volete, perché a volte svitare i tappi delle bottiglie è davvero un'impresa, come. Aspetta, in che senso fidanzato? Cioè, uno, tu stai facendo questo tutorial dedicato alle femmine che non sanno bere. Capito? Ci insegnano i nostri due cari amici, Sara e John. Ce la puoi fare! Dai! Oh mio Dio! Aspetta, questa è un'altra cosa, si fa in un altro video, meglio, ma tu. Allora, questa qua vuole fare il tutorial, siccome vuole imparare agli altri come far bere l'acqua, no? Lei lo sa bere benissimo e non sa neanche aprire la bottiglietta d'acqua. Secondo me questa qui buca i tappi e si succa tutta l'acqua. Poi chiama l'amico John, no. Secondo me è un cane, John. Aiuti, per favore! Ti aiuto, per favore. Vuoi venire? Cioè, che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Gesti la bottiglietta d'acqua? No. Ma certo che ti apriamo l'acqua, sì, sono due gemelle, certamente quella là è una sfigata, sono due persone diverse, questa qua non sa guardare bene, che la sorella gli ha pure imparato a guardare, vedete? C'è pure un problema alle guance. Loro era un esempio abbastanza pratico. Quindi dopo aver aperto la nostra bottiglietta, Andiamo a fumare. portiamo le Caccole. nostre labbra Le labbra. alla bottiglietta. Quindi Scusa, ce la metto di sotto? facciamo in questo modo, è facilissimo, però vi dico non bevete subito perché altrimenti affogate. Allora, ci Io dobbiamo riempire la non bocca so come d'acqua e si dice in basta. italiano. Per questo.
Nella mia lingua si dice affucate, quindi se no vi affucate. Ah, nella tua lingua, siccome tu non sei italiana, sei russa, solo che si dice affucate, capito? In modo che l'acqua possa arrivare nelle vostre labbra, nella vostra bocca, e poi dovete ingoiare. Ma già, io pensavo che si doveva scorreggiare. La portate alle labbra, certo. Alzate la bottiglietta, portate il liquido dell'acqua, non il liquido, ma no, dove? Nella bocca. Allora, questa qua è indecisa, non sa cosa dire. Aspetta, bloccati. Allora dice, allora portate le labbra. Io mi sto per addormentare, ho solo 3 minuti e questa qua già. Lo voi lo chiamate. Quindi, io vi faccio una prova. Non fate provare i bambini perché è davvero pericoloso. I bambini fateli bere con le cannucce, il biberon. Ah, secondo questa è pericoloso far bere ai bambini. Secondo me è pericoloso far bere lei. È una persona pericolosissima, anzi. Io non la voglio mai incontrare nella mia vita, è meglio così. Nella tetta della mamma, ok? Perfetto, quindi. Siccome dalle tette della mamma esce l'acqua. Ok, ciao, ciao. Il mio compito è stato fatto. Ah, il tuo compito. Ci vediamo alla prossima con altri tutorial molto utili alla vostra sopravvivenza. Spero che non lo farai mai. Un bacio a tutti. Non ti voglio bene. Oh mio Dio.